Da quasi un mese il semaforo posto sul ponte Burrone che collega Ficarazzi con la frazione marinara di Aspre è nuovamente guasto. Stamani finalmente sono intervenuti tecnici della città metropolitana per ripristinarne il funzionamento. L'apparecchio semaforico posto in direzione di Ficarazzi ancora una volta si era bloccato ed aveva provocato grandi disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore serali quando fa buio. Intanto, per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza del ponte, i tempi si allungano ulteriormente. Sono ormai quasi 3 anni, infatti, che si attendono i lavori. Nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 9 alle 15, i cimiteri resteranno chiusi al pubblico. Le suddette giornate sono infatti dedicate alle estumulazioni, come prevede una circolare del Ministero della Salute dell'11 gennaio scorso, che stabilisce nuove indicazioni operative connesse alla situazione emergenziale della pandemia legate al settore funebre, cimiteriale e delle cremazioni. Nella circolare sono indicate anche tutte le tutele per il personale addetto in caso di gestione dei defunti nei casi di morte nei quali sia proclamata e conclamata la sospetta presenza di malattia infettiva diffusa dal Covid. La circolare inoltre specifica che nei cimiteri è consentito l'accesso al pubblico evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza. Con l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera da parte dell'amministrazione comunale, dovrebbero riprendere e definirsi i lavori di riqualificazione dell'area destinata al settore della pesca della frazione marittima di Aspra, il cui progetto è stato redatto dall'architetto Lidia Cuffaro. Il contributo è stato cofinanziato dall'Unione Europea e dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per un importo complessivo di 500.000 euro. Le persone che si recano nella chiesetta della Luce in corso Butera a Bagheria da oggi possono ammirare il nuovo parato per il Santissimo Sacramento realizzato con tanto amore e grande maestria dalle signore Piera Provenzano, Lena Morreale e Rosa Cascio, che adornano la Cappella dell'Adorazione Perpetua. La cappella fu inaugurata il 3 maggio del 2017 dall'Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice e da allora oltre 300 adoratori settimanalmente garantiscono la loro presenza per la preghiera ogni giorno 24 ore su 24. Il marciapiede di via Giuseppe Bagnera, ma anche quello di via Concordia Mediterranea ad Aspra e di via Catullo e di via Papa Giovanni, sempre sconnesso a causa delle radici degli alberi affioranti e invasive che creano grossi problemi alla viabilità di automobili e al passeggio dei pedoni. L'assessore al verde Massimo Cirano ha promesso un intervento risolutivo di concerto con l'agronomo comunale Giovanni Sorci, anche se prima ha fatto sapere che la squadra comunale deve occuparsi degli alberi a rischio crollo. I volontari dell'associazione di volontariato La città che vorrei continuano ad essere vicini a coloro che in questo periodo difficile non riescono a stare al passo. Nei prossimi giorni l'associazione metterà a disposizione degli studenti in difficoltà parecchi tablet per permettere loro di seguire le lezioni online grazie al contributo di Gioacchino e Andrea Pastarello di Megatech Expert Bagheria.